Davo il benvenuto, buongiorno, buongiorno, benvenuto a Daniela Bresciani in diretta, scusate questo piccolo intoppo tecnico, ma insomma siamo in diretta. Buongiorno Daniela, a te la linea per parlarci, buongiorno, di quello che succede, innanzitutto dove sei? Buongiorno, buongiorno Fulvio, ci vedi, ci ricevi bene? Sì, perfettamente, potete parlare tranquillamente. Perfetto, perfetto, grazie. Come potete vedere siamo in diretta, siamo in nave, siamo in mare, perché siamo diretti alla foce del Rubicone. C'è un importante appuntamento annuale. Il vice sindaco oggi, Roberto Pari, getterà in mare i dadi per la rievocazione storica, appunto, del passaggio del Rubicone, quindi è un appuntamento simpatico, un appuntamento importante. Poi sarà lo stesso vice sindaco a spiegarci l'importanza di questo appuntamento e di questa ricorrenza. Quindi, come potete vedere, con la nave ci stiamo avvicinando alla foce del Rubicone, la nave è gremita, ci sono tantissime persone che oggi ci vogliono accompagnare in questo viaggio, in questo percorso, e quindi ci faremo compagnia per la prossima ora e vi racconteremo in diretta che cosa succede, che cosa viene fatto oggi. Ecco, possiamo fare un'inquadratura della nave? Lo chiediamo al nostro operatore Sandro Teverini, che è alla camera. Eccezione oggi Sandro Teverini, vicepresidente tra l'altro del Cateo Mare Summer Village, e il nostro regista Fulvio ti chiede di fare un'inquadratura della nave, se vuoi. Ecco qua, perfetto, abbiamo l'inquadratura della nave, l'Adriatic Princess. Ecco, queste sono immagini che vi arrivano in diretta dal mare Adriatico, sul lungomare di... L'immancabile presidente del Cateo Mare Summer Village. Ah, ecco, ecco, era lui? Che cosa sta facendo? Ah, beh, qua abbiamo anche l'amico Mario, il vice sindaco. Eccolo qua, possiamo già fare dire due parole al vice sindaco, Daniela? Scusami? Possiamo già far... No, perché sento che lì stanno urlando con l'altoparlante e quindi magari ti distruggo. Sì, perché stanno spiegando ai passeggeri della nave che cosa sta per succedere, quale sarà il percorso di questo appuntamento e di questa mattinata. Comunque, come hai visto, è stato inquadrato anche il vice sindaco, abbiamo anche uno speaker, un commentatore proprio a bordo della nave che ci seguirà un po' in tutte le fasi di questo appuntamento, di questa rievocazione. Se vuoi possiamo già fare due parole con il vice sindaco. Sì, intanto noi continuiamo a vedere queste immagini, questi turisti che sono già a bordo dell'Adriatic Princess, e ricordo che siamo in diretta con questa manifestazione che si svolge ogni anno, il getto del dado. Un saluto anche a Eva dell'Hotel Sandra e a tanti altri amici. Ecco, possiamo fermarci su queste barche a vela? Cosa rappresentano queste barche a vela? Ce lo puoi raccontare? Allora, ci sono queste barche a vela che vengono inquadrate adesso da Sandro, però come vedi mi ha raggiunto qui vicino Roberto Pari, il vice sindaco. Ecco, Roberto, e quindi ci facciamo spiegare un po' da lui il significato di questa rievocazione e che cosa succederà nella prossima ora. Buona giornata a tutti, è una rievocazione che tutti gli anni unisce Cateo Mare nella grande tradizione romagnola, quindi le aie si trasportano in strada e oggi lanciamo il galletto che fa parte della cavea, questo strumento che tanti anni fa veniva usato nei carri per frenare i carri durante il lavoro. Poi faremo anche il lancio del dado d'oro, così unendo questa settimana dedicata al folklore e al fiume Rubicone. Fiume Rubicone che da noi è conosciuto sinceramente poco, ma a livello mondiale è conosciuto tantissimo, quindi è una rievocazione che unisce tradizione e storia. Quindi questo è il primo passo, poi nel pomeriggio ci sarà la benissima cena romagnola, quindi vi aspettiamo, anche tu Fulvio, quando uscirai dallo studio, se vuoi venire, molto volentieri. Ci chiedeva Fulvio anche come mai queste belle imbarcazioni alle nostre spalle. Queste sono imbarcazioni storiche del porto di Cesenatico, sono imbarcazioni che hanno conservato negli anni i marinai e sono un po' il lustro del nostro territorio. Ci sono in diversi porti, ma Cesenatico ha una flotta molto fornita e tutti gli anni ci supportano in questi eventi, sono un po' il colore storico della riviera. Bene, ecco. Ringraziamo Roberto che poi tra poco sarà protagonista anche di questo lancio, appunto, del dado e del galletto. E chiedo a Sandro magari di inquadrare ancora quelle belle imbarcazioni. Mi sposto di qua, scusate, le imbarcazioni che arrivano appunto dal porto di Cesenatico
E ti ripassiamo la linea, Fulvio, ancora per qualche minuto, perché noi stiamo arrivando alla foce del Rubicone. Bene, allora noi restiamo in collegamento, restiamo in collegamento ancora con voi, quando sarete pronti. I commentatori sono pronti perché dovranno. Ecco, vediamo, continuiamo a seguire anche con il commento, perché si sente benissimo anche quello che dice lo speaker. Possiamo continuare a sentire e a vedere quello che succede alla foce del Rubicone. Sì, tra l'altro ci sono anche tantissime persone qui sugli scogli che sono venute ad assistere a questa cerimonia, a questa rievocazione storica. Tra l'altro lo speaker che sta illustrando un po' le fasi di questa rievocazione, di questo particolare momento, sta invitando anche le persone ad andare poi a ripescare il dado d'oro che verrà lanciato in mare, quindi estendiamo l'invito a tutte le persone che ci stanno seguendo. Insomma, no, non so, ma quanti saranno? Perché di solito non sono tantissimi, però ne vedo già. Quanti ce ne sono? 5-6? C'è il lancio del dado in questo momento? Sì, il vice sindaco, eccolo qui, sta preparando il lancio del dado. Ecco, inquadriamo allora il vice sindaco, il lancio del dado e soprattutto questi natanti che dovranno cercare di recuperare il dado e sarà il loro ambitissimo premio. Ci siamo, il sindaco sta per alzare il braccio. Ecco, come vedi, stiamo inquadrando Roberto Pari. Il dado è tratto allora a questo punto. Ci sono sei nuotatori. Sei nuotatori. Ecco qua, lancio del dado e adesso i nuotatori li stiamo inquadrando, li stiamo vedendo, si stanno buttando sul dado. A te la linea, Daniela. Eccoli qui, guarda, stanno nuotando con tutta la loro forza per raggiungere il dado che è stato lanciato. È legato ad un nastrino rosso, quindi lo possono vedere benissimo. Ma veramente sono bravissimi, ce ne sono quattro proprio. Eccoli, ce n'erano quattro allineati. Chi l'ha preso? Eccolo lì, senti l'applauso. No, con la maschera non riusciamo a riconoscerlo, perciò c'è un ragazzo, direi anche molto giovane, Alberto. Un applauso per Alberto. Alberto. Eccolo, lo vedete inquadrato. Alberto ha ripescato il dado d'oro. Un attimo il dado oppure se ti in diretta. Sentite anche la voce dello speaker? Sì, sì, si è sentita, benissimo. Allora, in diretta dalla foce del Rubicone che vedete in alto sulla vostra sinistra, avete assistito alla indiretta, lo ricordo, a tutto quello che sta succedendo in questo momento appunto a Gatteomare, il lancio del dado. Possiamo, riusciamo ad avere un intervento? Ecco, adesso viene fatto il lancio del galletto, come spiegava prima il vice sindaco, simbolo ormai della Romagna. Un galletto in oro bianco che è stato gettato in mare e i nuotatori si preparano di nuovo alla corsa per andare a recuperarlo. Ancora? Beh, cioè, cosa recuperano? Sia il dado che il galletto? Eh sì, servono per l'anno prossimo. Ah, per l'anno prossimo, giusto. Corsa sulla vostra destra verso la moto. Ci siamo quasi. C'è anche un operatore del salvataggio su una moto d'acqua che oltre a fare il doveroso servizio di assistenza indica ai nuotatori il punto esatto in cui possono recuperare il galletto. Adelfinos, un applauso! Adelfinos ha recuperato il galletto, quindi bravi ragazzi, complimenti! Bravissimi, bravissimi a tutti questi ragazzi che hanno nuotato con tutte le proprie energie per recuperare il galletto. È stata davvero una cosa simpatica. Daniela, ma adesso questi nuotatori tornano arriva o salgono sulla nave? Tornano indietro, vedo. Credo che tornino a riva perché il sindaco li sta salutando, quindi Sto vedendo. Ma non siamo lontani dalla riva e non siamo lontani dagli scogli, come potete vedere dall'inquadratura che sta facendo Sandro. Ecco, vi ricordiamo anche questa sera l'appuntamento con la cena romagnola sul lungomare in viale Giulio Cesare e ci sarà un altro grandioso evento legato a questo momento e a questa rievocazione. Ecco, possiamo fare, ecco, adesso sei inquadrata, se puoi dare anche il microfono a Sandro che ci dà una breve spiegazione di quello che succederà questa sera. Islera si chiama. Esatto. Sandro, ci puoi raccontare che cosa succede questa sera? Cena romagnola.
Cosa devo spiegare, scusatemi? No, la cena romagnola. Sì, Fulvio, ti sento solo adesso perché qui c'è un rumore incredibile. Tu parla, parla pure, digli di andare avanti. Mi sentite così? Mi perfettamente, perfettamente. Vai pure. Bene, allora aspettiamo tutti quanti questa sera sul lungomare per la cena romagnola, come tutti gli anni che si svolge sul lungomare e quest'anno in più anche sulla via Matteotti. Ci sono alcuni hotel che hanno aderito anche su via Matteotti. Bene, spero che sarai presente anche tu. Faremo qualcosa anche assolutamente, da lì, assolutamente. Va bene. So anche in via Forlì. Benissimo. So anche in via Forlì perché, anche in via Forlì, è vero, perché so che l'hotel Vittoria partecipa alla cena romagnola. Bravo, esatto. Bravo, sì. A parte tutti gli hotel del lungomare, anche, anche l'hotel Vittoria e qualche altro albergo, Hotel Atlantic, li possiamo, possiamo dirlo? Certo, assolutamente. Sì, possiamo dirlo? Hotel Atlantic, Coelho, e poi c'è l'Abbondanza, c'è il Gigliola e tutti quelli del lungomare, inutile che sto ad elencarli ad uno, tanto ormai li conosciamo a memoria tutti quelli del lungomare, giusto? Esatto, esatto, li conosciamo a memoria. No, Sandro, tu mi sai dire quale sarà il menù del tuo hotel? La cena romagnola di solito in che cosa consiste? I piatti tipici della Romagna? Allora, noi abbiamo dato, sì, certo, tutte cose romagnole, piadina, piadina in primo luogo. Poi abbiamo qui anche Matteo che ci può dire qualcosa. Matteo, vieni un attimo qua, Matteo dell'Hotel Imperiale. Ah, ecco già, Matteo, dici, Hotel Imperiale. Dici quale sarà il vostro menù, Matteo. Il nostro menù sarà un bis di primi tipico romagnolo, quindi risotto sangiovese con formaggio di fossa e strozzapreti, ricotta e salsiccia, e a seguire grigliata mista con verdure grigliate e per finire ciambella e albana per tutti. Senti Matteo, mi si chiedeva, qualcuno anche la volta scorsa chiamava quando c'era la cena romana, se è possibile partecipare per chi non è ospite degli alberghi. Direi di no. Allora, per chi non è ospite degli alberghi, Fulvio, sì, ci sono due possibilità: quella di andare al ristorante Mafalda, che partecipa anche lui, o di andare in uno dei locali del Viale Giulio Cesare e sedersi in compagnia in un bar, al Bar Locos o altri bar, e degustare qualcosa lì, farsi un aperitivo in compagnia dell'animazione della serata. Matteo, abbiamo una terza opzione, quella di alloggiare in uno dei nostri hotel. Ah beh. Se no, qualcuno ancora in strada che non ha ancora trovato, scelga un hotel sul lungomare, così questa sera potrà usufruire della cena romagnola. Vabbè, ma quindi non è un menù unico per tutti gli alberghi, ogni albergo si sceglie il suo menù, giusto? Diciamo che è un menù più o meno unico per tutti. Abbiamo detto un bis di primi, ma quello ogni albergo fa il suo. Poi la grigliata e le verdure, la porchetta, queste cose qui sono uguali dappertutto. Benissimo. Diciamo un menù tipico romagnolo. Benissimo. Adesso voi che state facendo? State rientrando? Noi stiamo rientrando con la barca, questa meravigliosa barca varata 2 anni fa, l'Adriatic Princess. Siamo circondati dalle vele antiche che hanno portato i nostri ospiti da Cesenatico fino qui per questo evento, e adesso ritorniamo nei nostri alberghi per un bel pranzo. Sono le vele della Mariegola, vero? Sono le vele della Mariegola e altri amici della Mariegola, di Cesenatico, esatto. Benissimo, benissimo. Perfetto. Vediamo tutti gli hotel, vediamo tutti gli alberghi, non so Daniela, adesso abbiamo la Daniela come regista, abbiamo la Daniela, guarda. Beh, insomma, vedo che molto va. Anche Eva, vedo che c'è anche Eva, possiamo chiedere il menù dell'hotel Sandra? Bene, allora certo. Passiamo la linea alla Eva. Lasciamo la parola a Eva. La vedo Eva. Ciao Fulvio. Ciao, saluto a tutti, ciao. Ciao. Buongiorno Eva, Hotel Sandra. Allora, menù di questa sera. Adesso qua il microfono. Ecco. Eccoci. Menù di questa sera, Eva. Menù di questa sera avremo un antipasto a base di piadina, crescioni, rotolini e cose varie. Poi avremo un bis con del risotto al sangiovese, pecorino di Sogliano e dei cannelloni classici al forno. Una bella grigliatona mista, verdure gratinate, piadino ovviamente per tutti, verdure di vario genere, la torta del nostro Vincenzo che è sempre uno spettacolo, sangiovese a gogo e per finire della bella albana dolce. Senti, mettete la botte come fa Sandro, la botte per prendere il vino. Certamente, è già pronta la botte. È già pronta la botte, quindi vino non aspetta altro. Poi tra l'altro mi sembra che il clima, Eva, non sia così accaldato come gli anni scorsi o come ieri. Insomma, questa mattina si sta anche bene, vero? Questa mattina si stava anche bene, adesso speriamo nella serata che non vada a far troppo caldo, ma comunque anche se fa caldo
noi ci siamo lo stesso. Se siamo sopravvissuti l'anno scorso, abbiamo anche ballato l'anno scorso. Ah, è vero, è vero, è vero. È già stata la serata più calda di tutta l'estate. Vedrai che sarà un successo anche questa sera. Bene, ti ringrazio Eva, ci vediamo questa sera, cena romagnola in Viale Giulio Cesare e altre vie del paese. Possiamo dare la linea anche, vedo Andrea dell'Adriatic Princess, qualcuno ecco dell'Adriatic. Andrea, passo ecco la linea ad Andrea, sì. Ecco. Vieni, a te la linea Andrea. Andrea. Grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Allora, ci racconti un po' che cosa fa l'Adriatic Princess quest'estate, Gatteo? Allora, l'Adriatic Princess è dall'estate 2017 che è operativa da Gatteomare e svolge mini crociere lungo la riviera adriatica, sconfinando nelle Marche fino al promontorio marchigiano del San Bartolo, che tra l'altro dall'anno scorso è stato considerato uno dei 10 luoghi di mare più belli di tutta Italia. Quindi noi a tutti i vacanzieri di Gatteomare diamo anche la possibilità di visitare questa zona. In più li portiamo a vedere gli allevamenti di costa e le varie attività di pesca locali, oppure arriviamo anche verso nord nella zona Ravennate per fargli vedere la riserva naturale della duna costiera Ravennate. E anche negli ultimi anni qui l'Adriatico si è ripopolato dei delfini, quindi ogni tanto diciamo ci accompagnano durante tutte le nostre gite in barca. Ecco, quindi questo è un servizio che offrite partendo dal pontile di Villa Marina, giusto? Sì, al momento sì, il pontile di Villa Marina, che poi è situato proprio sull'esatto confine tra Gatteomare e Villa Marina, infatti, per infatti la precisione, tra il bagno Berlati numero 31 e il bagno Bologna numero 32. Sì, ma qui dall'anno prossimo avremo anche l'attracco alla foce del Rubicone. Foce del fiume Rubicone, che già da quest'anno abbiamo già da, per l'esattezza da aprile 2017 abbiamo portato avanti il progetto insieme al comune di Gatteo, anzi va proprio un particolare ringraziamento all'amministrazione comunale di Gatteo che si è presa questo impegno insieme a noi. Dal 2 aprile 2017 abbiamo portato avanti questo progetto che è arrivato a conclusione ad aprile 2018 e dopo chiaramente la stagione balneare era alle porte. Non ci sono state le tempistiche utili quest'anno per poterlo realizzare, però dall'anno prossimo ci sarà anche un nuovo attracco sulla foce del fiume Rubicone, quindi la motonave Adriatic Princess salperà anche dalla foce del fiume Rubicone. Ecco, gli orari di partenza per il momento, per questo agosto, per chi volesse... Allora, sì, per questo agosto la mattina, dal martedì al sabato, va la partenza alle 10.30 e rientro alle 11.30, il pomeriggio invece varia, solitamente intorno alle ore 15 e rientro verso le ore 18. Perfetto. E rientro il pomeriggio, nella maggior parte dei casi, serviamo anche il pesce fritto, patatine, acqua e vino, quindi è anche un'occasione non solo di visitare il nostro Adriatico, ma anche proprio di scoprire la cucina marinara locale dell'Alto Adriatico. Ecco, questa è già una bella situazione che vi caratterizza. Quindi gli orari sono, per chi volesse partire, ricordo il primo, alle 10.30. Allora, la mattina alle 10.30 e il pomeriggio alle 15. Perfetto, perfetto. Poi, Andrea. Per qualsiasi informazione, tutti i materiali informativi sono disponibili presso l'ufficio informazioni di Gatteomare, tutte le strutture ricettive, tutti gli stabilimenti balneari, oltre che al punto di imbarco. Perfetto, ti ringrazio, è stato un grande piacere. Possiamo dare la linea di nuovo a Daniela? A Daniela, Daniela Bresciani. Va bene, grazie, buona giornata. Daniela Bresciani, insomma, nostra inviata. Ecco, allora ormai state arrivando, vedo Daniela, giusto? Sì, stiamo arrivando, stiamo rientrando al pontile, abbiamo fatto anche un giro un po' al largo per ammirare la costa. Come potete vedere alle mie spalle ci sono ancora... Ecco, io ho un'inquadratura... Stanno rientrando. Ho un'inquadratura, Daniela, dall'alto della... camera, ecco, salutiamo anche Massimo Bondi dall'alto della camera situata dall'Hotel Delfino. Dobbiamo stare vicini vicini. Sto vedendo il vostro attracco dall'alto. Ecco qua che state attraccando in questo momento, siete già entrati oltre gli scogli. Volevo sentire da Massimo Bondi che cosa anche questa bella iniziativa che ha caratterizzato quest'anno la situazione qui a Gatteo e un ringraziamento all'associazione Gatteomare Summer Village. Sì, vabbè, c'è tutta la collaborazione che tutti gli anni facciamo questa manifestazione assieme agli albergatori, l'amministrazione, il Summer Village, i bagnini che ci danno il controllo sui nuotatori. Ormai ogni giorno c'è un avvenimento a Gatteo.
questo è uno che ha preso più campo di tutti perché piace il fatto sul mare, e ringrazio anch'io tutti quanti che hanno partecipato per la buona riuscita di questa manifestazione. Benissimo Massimo, allora adesso ti facciamo tornare al lavoro, perché insomma come presidente Acqua Bagnini deve controllare che tutti i bagnini siano ok, quindi state già attraccando. Se non hai nient'altro da aggiungere, io ti ringrazio per la tua partecipazione e ci sentiamo magari nelle prossime occasioni, direttamente questa sera per la cena romagnola, dove tu sarai presente, immagino. Certo, senz'altro sarà un piacere, ma i bagnini sono sempre pronti, e non voglio dire i bagnini perché dopo magari è frainteso dagli albergatori, i bagnini che controllano i villeggianti, cioè i salvataggi, che sono veramente bravi, e in questi giorni con questo caldo sono sempre a fare degli interventi, ma sono veramente molto bravi, e noi ne siamo orgogliosi. Ti salutiamo, ci vediamo in studio, ti mandiamo la nostra speaker, la nostra Daniela, che oggi tra l'altro è scesa appositamente per la cena romagnola, e in più così può fare parte della nostra TV. Ciao Fulvio, a dopo. Ciao Massimo, grazie. Allora Daniela, adesso che sei attraccata, magari per la parte finale della nostra trasmissione ci si vede qui in studio in via Ferrara, giusto? Ti aspettiamo. Certo, arriviamo tra pochissimo. Perfetto, a tra poco allora. Ciao, grazie per essere stati con noi. Ciao, ciao. Grazie, allora, grazie, salutiamo... grazie a tutti gli spettatori. Ciao, ciao. Allora, salutiamo Daniela, salutiamo Sandro Teverini, operatore alla Momo Camera, e Daniela Bresciani, il vice sindaco, e tutti coloro che abbiamo trasmesso in diretta il lancio del dado che doveva avvenire il 14 giugno. Alea Yachta Est, la celebrazione dell'avvenimento del 43 avanti Cristo con Giulio Cesare è stata ritardata, insomma, di un mese e mezzo, insomma, però noi l'abbiamo vissuta e l'avete vissuta in diretta da Gatteo Mare TV. Insomma, oggi abbiamo anticipato un po' Gatteo Mare TV, adesso però ritorniamo a quello che ci eravamo persi con Vado a Liscio, perché ci sono alcune cose che vi dobbiamo assolutamente commentare.